gli altri urlare, arriva l'acqua, l'ha bevuto sotto i piedi. Tutta la nostra vita, 50 anni di lavoro, avere poca di roba, tutto distrutto e un'altra vita nuova per rifarla. Noi siamo tutti impressionati. Immagini del terrore di 2 anni fa, la forza devastante dell'acqua, la disperazione degli sfollati, l'alluvione, una catastrofe che colpisce tutto il territorio padovano, Veggiano, Sacco Longo, Casal Serugo, Cervarese e Santa Croce finiscono sotto acqua, drammi incredibili di chi perde tutto nei primi 2 giorni del novembre 2010. Crolla l'argine del Frassine e l'onda copre le case della campagna di Megliadino San Fidenzio, di Saletto e di Ospedaletto Euganeo. La paura negli occhi della gente mentre cade anche l'argine del Bacchiglione. Roncaiette viene invasa dal fango. La furia della corrente, detta legge, scenario di distruzione, desolazione, un incubo che si rivela come un'assurda realtà. Le piogge, lo scioglimento della neve in montagna, queste le cause del disastro. Migliaia di sfollati vengono accolti in strutture allestite a tempo di record dalla Protezione Civile. Commuovono gli anziani accolti in questa scuola di Saletto di Montagnana. Hanno perso tutto, non il coraggio di andare avanti. Perché attiro avanti? Perché bisogna. C'è anche Ponte San Nicolò tra i paesi colpiti dall'alluvione. C'è anche Bovolenta. I giorni dopo si cerca subito di ricostruire, di reagire in qualche modo. Ore a spalare nei primi piani e nelle cantine delle case. Bisogna cacciare via quel maledetto fango che copre le vite di molti padovani. Ci si muove sulle barche, si porta in salvo quello che si può. Tutto mentre l'Italia sembra non curarsi del disastro. Non se ne parla sulla stampa nazionale, o meglio, se ne parla in ritardo. Il dolore della popolazione colpita aumenta. Qui siamo a Padova, invece, al Bassanello, il Bacchiglione esonda. Le strutture della Padova a nuoto finiscono sotto, così come molte case abitate da famiglie di anziani. Immagini che per fortuna sono solo brutti ricordi. Il commissario per l'emergenza alluvione, prefetto Perla Stancari, in questi giorni in visita nelle zone più colpite. Tanti i lavori di rinforzo degli argini partiti quasi subito dopo il disastro. Opere che, oramai, sono quasi tutte concluse, ha fatto sapere la regione. Fondi europei utilizzati per diminuire il rischio idrogeologico, milioni di euro per garantire la sicurezza di chi vive vicino agli argini dei fiumi. Ora l'obiettivo è quello di costruire altre opere strutturali di prevenzione. C'è anche chi protesta, polemiche di chi dice che in 2 anni non è stato fatto nulla. Un centinaio di cittadini colpiti dall'alluvione del 2010 sostengono che il pericolo sia lo stesso di 2 anni fa. Servono fondi e risorse umane per garantire la sicurezza e la tranquillità della gente, si dice. L'incubo tra chi ha vissuto la tragedia è ancora un sogno ricorrente.